Stasera intanto la cosa principale che devo fare è ringraziare sentitamente i partiti, le forze della coalizione, perché abbiamo fatto stasera un passo importante. Ogni forza è intervenuta riportando le decisioni prese al proprio interno. Io naturalmente ho partecipato di più alle decisioni prese nel Partito Democratico al quale appartengo, ma credo che sia stato molto importante che stasera siano stati presenti molti delle altre componenti della coalizione, e credo che non sia retorico dire come in questi 4 anni e mezzo noi abbiamo raggiunto davvero una condivisione, e c'è molto da ringraziare, perché abbiamo fatto questo mantenendo e consolidando una stabilità che se si guarda il panorama italiano o anche quello toscano non è una conquista facile. Essere partiti con questa coalizione ed essere arrivati con questa coalizione intanto, senza perdere mezza giornata per liti, per divisioni, per fratture, quindi assicurando alla città proprio dei giorni pieni di governo, è in una situazione di crisi della politica, di distacco tra politica e società, è un grande risultato. Questo ha reso possibile fare tante cose. Dentro a questa dimensione c'è stata anche la capacità di fare, ma se non ci fosse stata questa dimensione, via via conquistata con sempre maggiore partecipazione, cioè con il riconoscimento di quello che si stava facendo, e anche questo non è una cosa scontata, noi non avremmo potuto fare quello che abbiamo garantito alla città, dando una prospettiva che ora sentiamo palpabile e che è la base su cui vogliamo rilanciare, facendo un programma fatto di grandi novità. E noi non ci limiteremo ad andare in giro a ricordare quello che abbiamo fatto. Questo dobbiamo comunque farlo, perché non dobbiamo dare per scontato che tutto sia passato. Anche se quando io sento dire da tanti, e credo lo sentite un po' tutti, insomma, almeno quelli che hanno le antenne sollevate o hanno la passione di ascoltare i cittadini, dire sempre più spesso la città, però la città sta cambiando, Pisa sta cambiando, questo è il segno che qualcosa di profondo si è mosso in tempi molto difficili, si è mosso controcorrente. Quindi io sono grato a chi mi ha dato anche la possibilità di fare questa esperienza, perché per quanto sia un'esperienza impegnativa quella di sindaco, è anche un'esperienza avvincente, perché solo ad ascoltare gli interventi di stasera, no, si ha uno spaccato di una città che è davvero una città speciale, una città eccezionale. Poi naturalmente sono anche molto grato a quelli, a quelle che hanno lavorato più da vicino con me, nella giunta municipale, in consiglio comunale, nei CTP. Cioè, c'è una bella squadra, e anche da questo punto di vista, non lo so, abbiamo avuto anche qualche problema, abbiamo avuto, come dire, il partito più grande ha avuto le sue vicende di crescita, diciamo, di affermazione come partito che sia un tutt'unico. Le componenti più piccole ovviamente hanno sofferto magari la discontinuità, no, del poter rappresentare la massa critica valida per produrre partecipazione politica, però nell'insieme siamo arrivati in fondo crescendo tutti. Io credo che questa crescita la ritroveremo anche nel risultato elettorale. Mi sbaglierò, però io vedo una
ramificazione, ecco. E l'impegno che ci è stato messo dalle persone fa la differenza, perché io sono testimone di come ci siano persone che sono impegnate tantissimo, che hanno sacrificato a questo impegno diverse cose, diverse dimensioni personali, professionali, e anche questo credo. Ci sarà la soddisfazione di aver fatto qualcosa per la città, no? Ma molto più di questo non c'è. In tempi in cui si parla di caste, di classe politica come un pezzo privilegiato della classe dirigente, eccetera, io sono testimone del contrario, del contrario. Non andrà di moda metterla in questo modo, no? Mi rendo conto, mi posso rendere conto, perché si vedono, come dire, i fuochi d'artificio della politica fatta per immagini, no? Però noi abbiamo fatto un altro tipo di scommessa e credo che potrà dare i suoi risultati. E se darà risultati, non saremo stati un esempio soltanto per le performance, no? Per i dati in confronto, che sono piuttosto incontestabili, saremmo stati nel nostro piccolo un esempio anche per come l'abbiamo raggiunto, cioè per il profilo che abbiamo dato a un'esperienza politica di una città che non è l'ultima città del nostro paese, che è visibile e può essere un elemento di confronto, un elemento di confronto. Noi vorremmo che lo fosse. L'impegno che prendiamo, l'impegno, diciamo, sul quale io vorrei impostare, se gli elettori ci danno ragione, i prossimi 5 anni, è quello a portare la nostra città stabilmente tra le prime 10 città per sviluppo innovativo e sostenibile. Ora, noi abbiamo già degli studi, no? Non dei discorsi, degli studi che ci classificano molto, molto alto, no? Anche per indici di qualità della vita, per come la nostra città è desiderata, desiderabile, no? Non è poco di questi tempi. Ma possiamo fare di più, possiamo metterci in reti europee di città virtuose, di città innovative, di città che non sono metropoli, ma insomma hanno caratteristiche metropolitane, quindi diciamo nei fatti noi capoluogo di qualcosa e punto di riferimento per qualcosa, veniva detto prima, lo siamo già, ecco, no? Se ci venisse dato un riconoscimento istituzionale è il riconoscimento di una realtà che è propulsiva per il mondo che ci sta intorno, lo diceva Ferrante nel primo intervento, è così, perché se guardiamo i flussi nell'area della Toscana costiera e anche oltre, sono tutti flussi in entrata a Pisa, no? Pisa è il punto di riferimento per tante persone, per tanti cittadini, con le sue grandi istituzioni della formazione, della ricerca, col suo grande ospedale, per l'aeroporto, perché siamo un nodo di tanti passaggi, di tanti traffici. In particolare, se questa è la dimensione, noi vorremmo che Pisa fosse fra le prime 5 città italiane per propensione ai rapporti internazionali e al turismo di qualità. Noi possiamo darci questa dimensione. Non da soli magari, ecco, per il turismo, voi lo sapete, abbiamo provato, speriamo in tempi più tranquilli di riprendere il percorso, perché oggi sono tempi di provincialismi, no? E di arroccamenti. Abbiamo provato a fare un discorso molto interessante con Lucca, perché Pisa e Lucca insieme fanno una realtà che si confronta alla pari con Firenze, con Venezia, con Roma. Ovviamente dentro a questa dimensione Pisa ha un suo ruolo importante, con l'aeroporto, con Piazza dei Miracoli, con quello che stiamo mettendo in campo, con tutti gli investimenti che abbiamo fatto in questa dimensione. Ma meglio non da soli anche in questo caso, no? Perché abbiamo una forza maggiore. Quindi essere proprio nella vetta delle prime città. Ci siamo già
per certi versi con la nostra università e il nostro sistema dell'alta formazione, con il nostro ospedale. Dobbiamo stare molto attenti a non perdere le posizioni in tempi di grandi cambiamenti e di carenza di risorse. Si vede anche la buona amministrazione, questo non vale solo per un comune, vale anche per le altre istituzioni che non hanno base elettiva diversa o hanno basi elettive più ristrette, no? Quindi questo, diciamo, è un richiamo che mi sento di fare. Ci vuole una grande attenzione dell'opinione pubblica, perché la città è fatta di molto anche di queste realtà, e ci vuole un'abitudine di queste realtà a comunicare in modo pari all'importanza che hanno, cioè a non subire una discussione, ma avere una propensione a far capire cosa succede e a governare cosa succede. Naturalmente noi dobbiamo dare la massima collaborazione, ma siamo agenti, attori della collaborazione. Intervenendo ieri mattina alla consegna dei premi, no, ai laureati da 25 anni o da 50 anni, ho fatto la lista delle collaborazioni con l'università, che è una lista davvero importante. Dai grandi progetti, si discuterà in questi giorni in Consiglio Comunale anche del recupero del Santa Chiara e del nuovo ospedale, quindi dai progetti più importanti fino a codice etico, fino a, no, a cose che possono apparire meno importanti, ma che hanno una grande sostanza civica, civile, politica, ecco. Quindi noi siamo protesi ad una grande collaborazione con queste parti così importanti della città, e non ci dimentichiamo però altre parti della città. Vogliamo dialogare con tutte le parti della città, siamo, credo, riferimento per tutti, perché abbiamo una proposta che può valere per tutti. Quindi io non credo che ci si abbassi se si va, a proposito di quello che ho fatto ieri, a parlare ai maestri del commercio, perché Pisa è anche una città che deve rilanciare una sua tradizione, soprattutto nel centro storico, ma non solo, in questa dimensione di qualità. E si parla a tante persone che vivono, non vivono certamente più di rendita, vivono le loro difficoltà e cambiamenti piuttosto sconvolgenti, oppure nel pomeriggio ai balestrieri a cui abbiamo dato in consegna la parte verde monumentale del sostegno, no? Quella parte lasciata a lungo abbandonata, che abbiamo messo insieme, come dire, una forma di riconoscimento per un impegno per le tradizioni storiche della città, con la cura di un lembo di città su cui poi interverremo anche ora col progetto di recupero delle mura, quello finanziato dalla Fondazione Pisa, che ringrazio, e che dà il senso anche di una partecipazione che è importante in tante dimensioni, ecco. Se uno fa il sindaco di Pisa deve saper interloquire con il direttore della scuola normale, con le aziende ipertecnologiche a cui si riferiva prima, di Benedetto parlando, e con questa dimensione della città, che deve saper dire, come abbiamo voluto dire, lo ricordava Ruberini nel suo intervento, che Pisa non è una città fatta di un centro e di periferie, ma una città fatta di un centro, certamente, che ha la sua dimensione attrattiva importantissima, che è di tutta la città, e tutta la città deve sentire suo, no? Oggi riscopriremo anche le mura, che diventeranno un tratto di identità decisivo. Tutta l'altra città si affaccia sulle mura in un modo e in un altro, guarda le mura, questo deve diventare un elemento di legame forte. Poi deve essere una città di quartieri, e guardate che anche in questa dimensione quello che abbiamo fatto dall'edilizia sociale, con dati di investimento record e attenzioni particolari
innovazioni per ora non viste in altre città, no? Ai centri sociali, noi non stiamo disinvestendo, noi stiamo facendo cose nuove, a CEP dove c'erano già, o a San Giusto dove verranno, pubbliche e semipubbliche o in altri quartieri. Certamente dobbiamo lavorare di più dove c'è più bisogno, come a Pisanova Cesanello, no? Dove i presidi sono ancora piuttosto deboli o sproporzionati rispetto, ma abbiamo delle occasioni per farlo e lo faremo, no? Ma non abbiamo perso le briglie, ecco, cioè, perché poi anche nei quartieri più consolidati, dove magari io mi posso lamentare anche per qualche cosa che volevamo fare prima e non siamo riusciti a fare, qualche opera, qualche sottopasso a Putignano, qualche cosa insomma che preme in modo anche piuttosto lacerante, no? Ma, però anche non aver abbandonato nulla dei presidi che abbiamo, pensare di fare nuovi asili, nuove scuole, no? Che le abbiamo messe ora diverse anche nell'ultima variante che abbiamo approvato, non per caso le abbiamo messe, no? perché si vogliono fare, significa dare l'idea di una città che mantiene la sua ricchezza. Quello che abbiamo fatto non è fatto per caso, ha bisogno di una grande fatica e anche di bravi amministratori. Io mi metto nell'ultimo perché sono l'ultimo arrivato come amministratore. Io avevo fatto prima di fare il sindaco altre cose. Ho trovato dei collaboratori, assessori o dirigenti o funzionari che avevano un'altra esperienza maggiore della mia, devo dire, no? E guardate, questi fanno la differenza. Venivo dopo una esperienza importante come quella di Paolo Fontanelli, quindi la prima fase è stata anche una fase, no? Siamo stati un po' sotto osservazione, era naturale che fosse, però poi in fondo, questo lo dico perché in tempi, no, in cui va di moda un rinnovamento astratto dall'esperienza, dalla capacità a volte, no? che allude a qualcosa che comunque va costruito, non vedo alternative, poi possono essere esperienze più giovani, un pochino meno di più giovani, ma non si passa, diciamo, no? Anche la passione, diciamo, è fatta d'esperienza, perché anche solo la passione non basterebbe, no? E poi c'è un altro aspetto, l'ho ritrovato nell'intervento di Gina Gianni. Guardate che quello, anche le cose piuttosto straordinarie a cui siamo abituati e alle quali non dobbiamo abituarci, e i risultati dell'aeroporto, no? Sembra ormai diventato un mantra, no? Dire che l'aeroporto va bene e ogni anno fa risultati in più. C'è la crisi, ma il nostro aeroporto. Ma quello che è accaduto per SAT non è mica detto che sia riproducibile anno dopo anno allo stesso modo. Cioè, se noi non avessimo avuto la strategia che abbiamo avuto e l'accelerazione negli ultimi 2-3 anni con i progetti che abbiamo fatto, no? Noi non potremmo dare una prospettiva al nostro aeroporto. Non bastava quel tanto e importante che era stato fatto fin lì, e non basterebbe, e forse non basterà nemmeno quello che abbiamo messo in cantiere fino ad oggi. Cioè, noi ci possiamo vantare di avere da qui al 2015 sull'aeroporto, compreso il People Mover, qualcosa come 170 milioni di investimenti autofinanziati in cui il comune non mette una lira, anche il People Mover, lo sapete, è fatto con un project, no? Con una finanza di progetto, si ripaga con l'esercizio, salvo i 28 milioni che ci siamo conquistati dall'Unione Europea, che con quelli del Plus fanno 52 milioni conquistati in 2 anni, no? Ma se noi non ci diamo obiettivi ulteriori, e come ha detto Gina Gianni, non è una cosa da poco averlo sentito dire a chi deve rispondere ogni anno, no, di tirare un rigo e rispondere di fronte alla borsa, perché è una società quotata, dei risultati, dire che uno dei due problemi più importanti è l'integrazione dell'aeroporto rispetto al quartiere, no? È quello che l'aeroporto può dare alla città anche in questa dimensione,
oltre i 2.400 lavoratori che tutti i giorni, esclusi i militari, entrano in un modo o in un altro a lavorare nell'aeroporto, no? Significa una cosa importante, quindi noi questo lo apprezziamo molto e vorrei dire abbiamo bisogno di una grande copertura a tutti i livelli. Io non mi devo lamentare per la copertura regionale, perché la regione e Enrico Rossi è davvero stato la nostra parte, no? Perché ci sono stati passaggi decisivi in cui c'è la traccia di un impegno, no? Altro che campanilismi, Firenze, poi vedremo cosa si farà a Firenze, ma intanto sappiamo cosa si è fatto a Pisa e non è venuto a casa. Ma ci vuole anche una dimensione nazionale, perché per esempio se noi abbiamo un governo con ministri che magari per troppa amicizia con i soci di Alitalia snobbano o si divertono a fare gli sgambetti a chi ha portato in Italia i voli low cost, non è mica detto che tirando la corda poi la corda non si strappi e una ricchezza che è portata da quel modo di fare business aeroportuale che ha aperto scenari nuovissimi non sia, no, compromessa. Quindi noi siamo interessati, ho fatto un esempio, come nessun'altra città ad avere un cambio di passo, un cambio di governo e di prospettiva. E dobbiamo dire con forza che votare insieme con le elezioni politiche per noi è un grande vantaggio. No? Superare, certamente noi avremo i nostri vantaggi anche a farci distinguere, no, in una votazione che mettesse in piena luce quello che abbiamo fatto per Pisa, no, senza altre interferenze. Ma noi dobbiamo fare il salto più alto e dire che nel voto saremo protagonisti di un cambiamento e porteremo nel cambiamento l'esempio della nostra città e l'esempio di una Toscana che marcia nonostante la crisi, che va avanti nonostante la crisi. E quindi nei due sensi noi possiamo essere l'esempio di un dinamismo che si conquista e di virtù che sono riproducibili, noi abbiamo la fortuna di averle e ce le stiamo spendendo e dobbiamo spendere meglio e riconoscerle anche meglio, ma sono le stesse virtù del cambiamento futuro del paese se ci sarà, se ce lo permetteremo facendo un cambiamento vero. Dicevo parlando ieri proprio a questi laureati della nostra università che venivano da tante parti d'Italia poi, che tornavano, no, a prendere questo premio che è ambito, che è riconosciuto, dicevo, guardate che il cambiamento vero, cambiamento politico vero, lo vedremo se torneremo a investire in questa dimensione, la formazione, prima ancora l'educazione, la formazione, la ricerca, l'innovazione, cioè la capacità di portare alta formazione e ricerca anche nei servizi o nelle produzioni, quindi di fare un salto di qualità. Noi siamo l'esempio di come questa dimensione possa essere una dimensione delle città, anche a servizio delle città, perché una parte grande di questo lavoro produttivo e di servizio è il lavoro di rinnovamento delle città e di interpretazione delle due grandi rivoluzioni che sono quella digitale e quella delle energie, no? Che sono, alludeva a questo chiedendoci anche un passo più rapido Walter Grassi, no? È esattamente la dimensione che ci tocca, sulla quale possiamo spendere, cioè, questa è la dimensione nella quale ci muoviamo noi. Intorno a noi cosa c'è? Vabbè, la destra ha fatto un disastro nazionale, noi abbiamo scansato l'ondata del 2008, credo, diciamo, ci siamo messi al sicuro allora, non vedo una Pisa che voglia tornare indietro, vedo semmai una destra che deve nascondersi con operazioni improbabili, vedo una rincorsa a destra anche del nuovo che emerge, perché guardate, il segnale dato ieri a Pontedera dal Movimento 5 Stelle, che non solo non ha partecipato alla solidarietà
con il sindaco, con quell'amministrazione, nel momento in cui sono stati aggrediti da Forza Nuova mentre davano un segnale di riconoscimento dovuto ai nuovi cittadini, soprattutto ai ragazzi, figli dei nuovi cittadini, non solo non hanno partecipato, no, sono intervenuti pubblicamente cioè distinguendosi. Ma Grillo ci aveva già detto qualcosa in questo senso, contro l'Europa, ma anche contro l'immigrazione, no, con un segno molto pesante. Idee sbagliate, confuse, o l'idea di ripartire da zero? Non mi pare ci sia l'Italia a Pisa. Semmai la cosa su cui noi possiamo avere qualche rammarico, anche questo è stato detto, è che l'occasione rappresentata dalle cose che abbiamo fatto, con tutti i limiti e i problemi ancora aperti da risolvere, che naturalmente sono tanti, e con la volontà che abbiamo dato di metterci in discussione, si fa un programma nuovo, no? La chiamata, non sia stata ancora compresa da chi condivide in questi giorni una propensione al governo anche in modo coraggioso, perché credo che la scelta di Vendola di mettersi nel solco delle primarie sia stata una scelta coraggiosa, che è stata anche la scelta che ha consentito a lui di tenere quel partito su una prospettiva di governo, no? Collocandolo nettamente, distinta da una prospettiva radicale che non si pone il problema del governo. Ecco, io vorrei che a Pisa ci fosse questa sintonia e che non prevalessero le influenze di una parte di sinistra che legittimamente, io non voglio discutere questo, no? Non sceglie una prospettiva di governo, no? Quindi si confina in un'altra prospettiva che non è la prospettiva di sé. E diciamo, oggi che sono ufficialmente ricandidato, io dico che prenderò ancora, perché la coalizione l'avete ascoltato, non ha su questo riserve, che non quella della coerenza su un giudizio, no? Perché le cose che abbiamo fatto sono di fronte alla città, quindi sono di fronte anche alle forze politiche, e la coerenza naturalmente in un disegno programmatico per capire se vi sono ancora spazi agibili per arricchire la nostra alleanza con apporti nuovi. Ci sono occasioni mancate, lo diceva Ferrante nel suo intervento, recentemente quella della variante francamente è stata un'occasione davvero mancata, perché noi credevamo di poter recuperare lì un consenso vasto, un'attenzione, non è stato un segnale positivo. Andremo all'approvazione del bilancio, porteremo il documento, faremo un passo avanti sul piano strutturale dell'area. Ci saranno anche altre, discuteremo del piano di recupero del Santa Chiara, una piccola cosa, anche se poi spetta alla giunta l'approvazione. Ci sono le occasioni per segnare delle coerenze, per dare delle risposte. Guardate, riuscire a fare il bilancio entro Natale e non toccare, cioè noi siamo entrati con lo 0,2% di addizionale IRPEF, usciamo con lo 0,2%, usciamo, insomma, ci presentiamo poi alle elezioni con lo 0,2% di addizionale IRPEF, è una cosa che non avviene, ci porta proprio, no? Ci può essere, non so, Bolzano, qualche città di province dove cadono soldi, no? Ma noi siamo una città dove abbiamo il problema opposto, no? Siamo una città di 160.000 che però riscuote per 91.000, no? Siamo una città come Trento, Bolzano o queste città, no? È un grande risultato, anche questo è un risultato del buon governo, dell'attenzione di un percorso lungo che abbiamo saputo mantenere con coerenza e che dovrebbe indurre tutti, come dire, dato che in questa dimensione abbiamo mantenuto i servizi sociali, no? Avete visto nei materiali qual è la quota capitaria che noi destiniamo, i servizi socioeducativi, niente liste d'attesa, eccetera, eccetera, l'edilizia sociale che ho già citato, eccetera, non dovrebbe essere difficile, io dico, raggiungere anche un consenso più vasto. E se non sarà così, noi lo chiederemo direttamente ai cittadini, portando in campo tutto ciò che ha rappresentato con chiarezza il segno
di un governo che ha avuto un chiarissimo profilo politico e sociale, indiscutibile. Grazie.